Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Il Milan starebbe pensando all'acquisto di Renato Sanchez. Renato Sanchez, chi è? Il centrocampista portoghese del Bayern Monaco. Partiamo da un presupposto molto importante. Se mi vedete con i capelli schiacciati è perché sono appena uscito dalla doccia, ma ormai lo sapete, uno fa la non può nemmeno fare la doccia, esce, prende il telefonino, guarda le news e sulle news ovviamente il Milan è stato accostato a 5 giocatori diversi, 4 li ha già acquistati. L'ultimo ovviamente Fassone sta per passare alle cose formali. Detto questo, dette queste baccate, passiamo a parlare di Renato Sanchez. L'ha confermato anche Rummenigge, presidente del Bayern Monaco. Il Bayern Monaco sarebbe disposto a vendere Renato Sanchez e il Milan vorrebbe il giocatore, sarebbe interessato al profilo. Diciamo che si parla di un profilo importante perché comunque è un giocatore che è stato acquistato per 35 milioni di euro subito e tanti bonus fino ad arrivare a 80 milioni di euro, quindi si parla di una cifra enorme. Come potrebbe prenderlo il Milan? Potrebbe prenderlo, ovviamente, secondo me, in prestito con diritto di riscatto, ma non perché il Milan non abbia i soldi, perché qualunque spesa immediata da effettuare su Renato Sanchez porterebbe appunto ad un problema. Cosa voglio dire con questo? Che se tu vai a offrire 30 milioni subito per Renato Sanchez, non sai che cosa ti trovi in mano. Se vai a offrire 15 milioni, perché il Bayern Monaco dovrebbe accettare, visto che ha già speso 35 milioni di euro? Questo è, per cui per me adesso lo prenderanno, se dovessero prenderlo in prestito con diritto o obbligo di riscatto, poi staremo a vederlo. So solo che il Milan potrebbe veramente fare l'assalto a Renato Sanchez. Io ve lo spiegherò in un video a parte, se lasciate tanti mi piace qui sotto, però perché il Milan riesce a fare questo mercato? Perché Fassone e Mirabelli stanno facendo un mercato molto importante in base alle occasioni. Cioè, che cosa fanno loro? Fiutano le occasioni, guardano che cosa gira, passa in convento e i migliori li portano a Milano. Ovviamente non stanno facendo magari un progetto giovane, un progetto italiano, un progetto esperti, un progetto vecchi, un progetto. No, loro fanno un progetto all'occasione. Poi, se mi lasciate tanti piacere qui sotto, ne parlerò in un video a parte, si amplierò anche l'argomento. Questo ovviamente ti porta a prendere Bonucci, ti porta a prendere Renato Sanchez se dovesse arrivare, ma ti porta a prendere così anche Morata se lo dovessero prendere. Ovviamente, come potete vedere, si parla, vedete, Aubameyang, Morata, Belotti, poi magari, che so, c'è un'occasione e riescono a prendere, ora, che ne so, Ciro Immobile, per dire, faccio un esempio stupido ovviamente, però perché no? Cioè, è quello il fatto, riescono sempre a cogliere l'occasione e sarebbe molto buono, secondo me, prendere Renato Sanchez. Fra l'altro è un giocatore che ha vinto un europeo con il Portogallo, quindi nonostante è un classe 97, per cui stiamo parlando di un ventenne, ha anche una discreta esperienza, è un buonissimo giocatore, andrebbe a formare un centrocampo importante perché il Milan oggi ha ceduto Bertolacci in prestito ufficialmente, probabilmente voi quando vedrete questo video sarà ieri, però l'ha ceduto oggi, quando sto registrando l'ha ceduto oggi in prestito. Pare che Montolivo sia appunto sul piede di partenza. Locatelli potrebbe andare via, ora staremo a vedere, se dovesse rimanere comunque non farebbe senz'altro il titolare. Il Milan a centrocampo i titolari ce li ha, sono Biglia, Bonaventura e Kessié, però senz'altro con Renato Sanchez potrebbe arrivare appunto un altro colpo. Si parla poi di Sosa che dovrebbe rimanere quasi sicuramente. Per me comunque il Milan con Renato Sanchez farebbe un colpaccio niente male. Fatemi sapere tutte cosa ne pensate come sempre. Ovviamente ormai non parliamo più di calcio, parliamo di Milan, perché Mirone e Fissabelli, sentite cosa sta facendo, Fassone e Mirabelli ormai praticamente si divertono così. Io vi ringrazio per la visione e vi lascio in descrizione, come sempre, il link del Mezzo 2.0 che apprende con noi, cioè è veramente il migliore calcio e NBA, è veramente bravo bravo ragazzi, mi raccomando, link in descrizione. Vi ricordo che è uscita la mia applicazione ufficiale, la trovate sul Play Store, sull'App Store, e siamo stati addirittura primi in tendenza per quanto riguarda la popolarità e la velocità di download. Sull'App Store siamo comunque ancora in questo momento in top 10 in Italia, quindi non posso far altro che dirvi grazie. Mi raccomando, ragazzi, per chi non l'avesse ancora scaricata, scaricatela. Tante news di mercato, ogni volta ne metterò sempre articoli, soprattutto di mercato in cui si parlerà. Non saranno news stupide che le potete trovare dappertutto, per dire. Cioè, magari, che ne so, dite, ok, Bertolacci ufficiale, bene. Noi non faremo solamente Bertolacci ufficiale, ma cercheremo anche di portare un pensiero su ciò. Il perché, cosa porterà, chi ci guadagna, tutto questo. Alcuni articoli li scriverete voi, mi raccomando, mandate i vostri articoli a simone.sicco96@gmail.com. Io vi ringrazio per la visione, buon cerealale, e noi ci vediamo come sempre ad un prossimo video.